Raffaello Tonon a illustrare ai compagni di gioco del Grande Fratello VIP che esiste un modo per aggirare la penale di 100.000 euro prevista dal reality in caso di abbandono della casa. Nel corso di una discussione avvenuta nella casa del Grande Fratello VIP al termine dei festeggiamenti previsti per i 50 anni di Lorenzo Flaherty, Raffaello Tonon ha fatto sapere ai suoi compagni di gioco che esisterebbe un modo preciso per evitare di pagare la penale prevista dal gioco. Quando dalla regia si sono resi conto dell'oggetto della discussione, la telecamera ha smesso di inquadrare Tonon, ma ormai il danno era fatto e Raffaello aveva già svelato quanto sapeva: se io mi impunto di andare via, loro non mi fanno stare in studio, ma io posso andarmene senza penali. Altrimenti loro sequestrano una persona dicendo mi paghi 100.000 euro, che è la penale. Tu mi sequestri, se io metti che non ho 100.000 euro, e mi sento male e voglio andarmene, tu mi lasci andare. Io l'ho letto il contratto e dice questo. Vero è che se Lorenzo pensa di abbandonare adesso senza avvisare e scappa dalla Porta Rossa, lui paga i 100.000 euro. Se invece ieri avesse detto domani me ne vado e passo il compleanno sul mio hotel a casa, ecco, in quel caso lui va via senza dare soldi a nessuno e questo è scritto nel contratto. Ovviamente perderà opportunità di altro tipo. Gli avvocati che fanno i contratti, l'importo della penale prevista a GF di PA è diventato noto già diverse settimane fa, durante una discussione avvenuta nella casa tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Furono proprio le due giovanissime concorrenti a svelare al pubblico del reality la cifra da pagare per abbandonare il gioco prima del previsto. Non si sa se questo tipo di penale sia applicabile ai concorrenti di tutte le edizioni del reality, comprese quelle MIP, in occasione delle quali gli abbandoni sono stati decisamente più frequenti. Ignazio non ha abbandonato per timore di dover pagare solo una settimana fa. Ignazio Moser aveva fatto sapere di voler abbandonare la casa nel caso in cui la fidanzata Cecilia fosse stata eliminata. Quando l'eventualità, che temeva si è